Dal Vangelo secondo Giovanni. Disse Gesù ai discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da tutto quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Buona Pasqua a tutti. Oggi è proprio l'ultimo giorno di Pasqua, questo giorno che è durato 50 giorni fino alla Pentecoste. Soltanto Luca, negli Atti degli Apostoli, presenta il dono dello Spirito 50 giorni dopo la Pasqua. Ci chiediamo, ma nella seconda domenica di Pasqua, ricordiamo il brano evangelico che ci raccontava come Gesù si è presentato ai discepoli riuniti nel cenacolo, ha alitato su di loro e ha detto: ricevete Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Quindi lo Spirito è stato donato nel giorno di Pasqua. Più ancora, lo stesso evangelista Giovanni ci dice che sul Calvario, nel momento in cui Gesù ha dato l'ultimo respiro, ha donato lo Spirito, paredochen to pneuma, non dice spirò, ma donò lo Spirito. Come mai Luca, negli Atti degli Apostoli, ci presenta il dono dello Spirito 50 giorni dopo, a conclusione proprio di questo lungo giorno di Pasqua? Lo fa perché il mistero pasquale è molto denso e vuole farci comprendere ciò che è accaduto nella Pasqua. È chiaro che tutto è avvenuto in un momento solo, quando sul Calvario c'è stata la morte di Gesù, la sua ascensione, cioè l'ingresso nel mondo del Padre, e il dono del suo Spirito. Però per farci comprendere la densità di questo mistero, Luca negli Atti degli Apostoli divide in tre momenti questo unico mistero pasquale e presenta la morte di Gesù, la risurrezione e l'ascensione e poi la Pentecoste 50 giorni dopo. Noi oggi vogliamo riflettere su ciò che è accaduto quando Gesù ci ha donato il suo Spirito, e il Vangelo di oggi ci presenta ciò che Gesù ha promesso durante il discorso che lui fa nell'ultima cena. Ha parlato del dono dello Spirito che avrebbe fatto nel momento in cui avrebbe lasciato questo mondo, ci avrebbe lasciato il suo Spirito. E noi esamineremo naturalmente questo brano evangelico che la liturgia oggi ci propone. Alle mie spalle voi vedete una icona che ci serve per comprendere e per centrare la nostra attenzione su questo dono dello Spirito. Che cosa vedete? Presentiamo alcuni dettagli brevemente. Anzitutto al centro voi vedete una mandorla di forma di ellisse, che è simbolo della perfezione, e c'è un cromatismo azzurro
cerchi concentrici che vanno dal nucleo centrale, che è sempre più scuro perché indica il mistero di Dio che non è mai comprensibile, non può mai essere penetrato pienamente dall'uomo, e poi questo nucleo centrale si allarga verso l'esterno in una forma sempre più chiara e indica l'irraggiamento di questo mondo di Dio, di questo dono del suo spirito che Dio fa poi a tutta l'umanità. Escono difatti quei raggi che scendono su coloro che sono riuniti, che sono poi gli apostoli. Poi, se osservate, c'è un gruppo di apostoli, al centro c'è Maria, ma spesso nelle icone c'è il seggio vuoto che attende che lì si sieda un giorno Cristo come giudice. E nel nostro caso c'è Maria con le mani che non indicano preghiera, ma indicano la sua disponibilità totale alla volontà di Dio. Ricordo un po' il gesto dello schiavo, del servo che si rimette alla volontà del suo padrone. E poi accanto a Maria vedete Pietro che ha una caratteristica. Notate tutti i 12 che sono riuniti attorno a Maria hanno l'abito blu, indica, hanno la comune umanità, poi sopra hanno un manto di colore diverso. Quello di Pietro è giallo e il colore giallo indica il dubbio che lui ha avuto, in fondo il fatto che non è stato pienamente fedele, ha avuto il momento in cui ha rinnegato il Maestro. Notate che tutti questi 12 hanno in mano un rotolo bianco, indica il rotolo delle scritture, il messaggio del Maestro che loro poi dovranno portare al mondo. Hanno tutti in mano questo rotolo bianco, bianco è sempre il simbolo della luce, eccetto tre personaggi che hanno in mano un libro. Uno è Paolo, lo vedete alla mia destra, Paolo a fianco di Maria, e poi vedete anche Luca, il terzo, e vedete dall'altra parte ce n'è uno che pure ha il libro in mano, è Marco, un altro evangelista. Questi 12 allora non sono propriamente i 12 apostoli, ma questo numero 12 indica tutta la comunità cristiana che è stata illuminata da quella luce che scende da quella mandorla che è il mondo di Dio. Quindi la luce di Dio e il suo spirito scendono su questa comunità riunita, ed è una comunità che è riunita in una stanza superiore, quella stanza di cui ci parla il Vangelo, dove si sono riuniti gli apostoli quando hanno ricevuto lo spirito, ma prima ancora quando è stata celebrata l'ultima cena. Questa sala superiore indica una comunità che si è staccata da quello che è il mondo, il comportamento degli altri uomini, vive in un mondo diverso, che è il mondo del regno di Dio. In fondo è come se fossero saliti sul monte e hanno accolto una proposta di uomo diversa. Ecco questa sala superiore in cui sono riuniti, e in questa sala hanno ricevuto questa luce e questa forza che viene da Dio. Rappresentano quindi non tanto gli apostoli, perché difatti troviamo Marco, Luca, Paolo che non erano del gruppo degli apostoli, ma indicano la comunità cristiana che riceve questo spirito. Poi al centro del pavimento c'è un'apertura circolare di colore molto tenebroso e c'è un vecchio re immerso nelle tenebre.
c'è sempre nell'icone questa figura, indica il mondo vecchio che ha fatto il suo tempo. Esce adesso verso la luce, vestito da re, perché il mondo ha la sua regalità. Regalità che indica il successo secondo i criteri di questo mondo, e anche Gesù, lo ricordiamo, è stato tentato da questa regalità, però una regalità oscura, un mondo di tenebra. La scritta è sempre o cosmos, il mondo. E questo cosmos, questo mondo, ha in mano un drappo bianco che contiene sempre o 12 o 24 rotoli bianchi. Sta uscendo dalla tenebra verso la luce proprio perché ha ricevuto il messaggio che viene da coloro che hanno ricevuto la luce che viene da Dio attraverso Cristo e hanno ricevuto il suo spirito. E vedete che allora il cosmo, il mondo, esce adesso verso la luce, è chiamato dalle tenebre alla luce. Questo è il messaggio che ci viene dall'icona che adesso ci serve per concentrare la nostra attenzione sul messaggio evangelico di questa domenica. Esaminerò un po' frase per frase il testo del brano evangelico che, come dicevo, ci presenta parte del lungo discorso che Gesù ha fatto durante l'ultima cena, la promessa quindi del Paraclito. Quando verrà il Paraclito? Dice Gesù. Paraclito è una parola greca, parakletos viene da parakaleo, che significa chiamare accanto, chiamare vicino, chiamare al proprio fianco, ed era impiegato nella grecità classica come la richiesta di aiuto in un tribunale, uno che ci difende, uno che sta al nostro fianco quando siamo in difficoltà. I rabbini parlavano del paracletos, del paraclito che l'uomo ha davanti a Dio, del difensore davanti a Dio. E chi era questo difensore che gli uomini potevano avere davanti al tribunale di Dio? Le opere buone. Non c'era altro difensore, dicevano i rabbini, che una vita giusta. Allora ci si difende davanti a Dio, c'è questo difensore, le buone opere. E noi non abbiamo bisogno di questi difensori, di questo paracletos. Si dice nel Nuovo Testamento, nella prima di Giovanni, Gesù è il nostro paracletos, il nostro difensore, ma non naturalmente davanti a Dio, come se dovesse difenderci dall'aggressione del Padre che sta nei cieli. No, lui è il nostro difensore, ma sta dalla parte del Padre, e il Padre e Cristo stanno tutti dalla nostra parte, siamo tutti contro il male, contro il maligno, quindi ci difende non dal Padre, come forse qualcuno ha in mente, ci difende soltanto dal maligno, in quel senso è paraclettos. Quindi non abbiamo bisogno di nessun avvocato che ci difenda dal Padre che sta nei cieli. Qui non difende davanti a Dio, ma davanti al mondo, il paracletos, dalla sapienza del mondo, dalle forze del male. È questa luce che ci viene da Dio, che ci protegge e ci difende dall'aggressione della logica di questo mondo. Una delle prove più difficili che abbiamo noi cristiani è quello di sentirci isolati, in un mondo che ragiona e agisce con criteri completamente diversi dai nostri. Credo che tutti noi abbiamo avuto questa impressione in certi momenti di andare contromano, e tutti vanno nella direzione opposta. Per esempio, perdono, mitezza, castità, rinuncia, dominio di sé, servizio gratuito, servizio anche ai nemici, sembrano comportamenti strani e incomprensibili quando si collocano appunto in questo contesto del mondo che vive secondo valori completamente diversi. Allora, se noi parliamo di queste cose, veniamo considerati dei marziani. Se ragioniamo secondo il Vangelo, secondo quello che è lo spirito che Cristo ci ha lasciato,
ci sentiamo davvero isolati. Nell'unico antidoto a questa sensazione, che è una sensazione di smarrimento, è il Paracletos, questo spirito dentro di noi che è fonte di luce e di coraggio e ci dice: è la strada giusta quella che tu stai percorrendo, non aggredisci, non disprezzi nessuno di coloro che fanno scelte diverse, ma dentro di te lo spirito dice: continua su questo cammino, perché è il cammino che ti suggerisce Dio, ti viene dalla luce e dalla forza di Dio. Ecco, Paracletos, quindi, dice Gesù, quello che ci promette è proprio questa forza e questa luce che ci permette di andare avanti in una società, in un mondo che ragiona in un modo completamente diverso, fa ben altre proposte da quelle evangeliche. Continua Gesù dicendo: lo spirito della verità, quello che lui ci manderà. Lo spirito non è qualcosa di evanescente, è una forza impetuosa, la stessa forza di Dio. Quella forza che ha portato Cristo a condurre una vita che è quella che noi conosciamo, una vita che è stata completamente donata. Ciò che ha mosso Cristo è stato lo spirito del Padre, questo spirito divino che l'ha portato a perdonare a coloro che l'hanno ucciso, l'ha portato a non perdere una goccia della sua vita se non donandola. Eccoci, questo spirito è lo spirito della verità. Questa verità, però, in senso biblico, non significa non dire bugie, significa una forza divina che ci fa diventare autentici, veri. Anche noi lo diciamo, un fiore vero vuol dire non un fiore di plastica, vero, autentico, un vero musicista. Non vuol dire che non dice bugie, vuol dire non è uno che strimpella, un vero musicista. Anche quando noi diciamo un vero uomo, non vuol dire soltanto che biologicamente è un uomo, non è un primato qualunque, vero uomo vuol dire che è un autentico uomo, un vero figlio di Dio, che è ciò che ci caratterizza, ciò che ci distingue dagli altri primati. Ecco, chi ci fa diventare veri? Lo spirito della verità è Cristo, col suo spirito che ci dona. Ecco lo spirito quindi che è la nuova legge che c'è dentro di noi, che ci porta a essere veri figli di Dio, veri uomini, spirito della verità. Facciamo un esempio molto semplice. Mi capita di dire certe volte a delle ragazze che ho conosciuto ancora magari da bambine, quando diventano mamme, io lo dico a loro: non sei più la stessa, sei diversa. E loro confermano e dicono: è scattato dentro di me una novità, una forza che mi fa completamente dimenticare me stessa per mettermi a servizio di quella creatura fragile che Dio mi ha affidato. Ecco lo spirito nuovo, lo spirito materno. Nel cristiano è stato posto questo spirito nuovo che è quello di Cristo e non ha più bisogno di avere dei comandamenti il cristiano, basta che segua questa forza divina che gli è stata donata. E noi siamo nel brano evangelico dove Gesù, prima della sua morte, ci promette questo dono. Dice che darà testimonianza di me, una testimonianza interiore che è sorgente della testimonianza esterna che darà il cristiano, opera nel cuore del credente, gli dà la convinzione ferma, questo spirito, che Gesù ha ragione. Quando nel nostro cuore, è un'esperienza che tutti certamente abbiamo fatto, quando ascoltiamo il messaggio evangelico, noi in certi momenti arriviamo a dire: è proprio così, è proprio vero, c'ha ragione. Poi quando passa un po' di tempo, torniamo a casa, ci immergiamo nella realtà concreta, il vicino che ci crea problemi, le bollette che dobbiamo pagare, qualche acciacco che abbiamo,
poi ci dimentichiamo, cominciamo a gestire la nostra vita come se non avesse avuto ragione Gesù quando ci comunicava la sua parola e il suo messaggio. Però in certi momenti noi ci accorgiamo, è così. Quello che lui propone è la verità, è l'uomo vero, ci fa sentire noi stessi se lo mettiamo in pratica. Per esempio, lo Spirito è quello che ci testimonia, ha ragione, quella luce che ci presenta il vero volto di Dio, Dio che è amore, Dio che è padre, Dio che è buono e soltanto buono, è vero. E quando ci vengono fatte altre proposte di volto di Dio, diciamo no, è menzogna, è lo Spirito che ce lo dice, è l'esperienza dello Spirito dentro di noi. Oppure ancora, quando diciamo ha ragione, quando ci suggerisce l'amore incondizionato anche al nemico, poi magari agiamo in un modo diverso, ma ci accorgiamo, è proprio così, è l'esperienza dello Spirito questa. Oppure ancora, quando ci dice ha ragione, quando Gesù ci insegna che la vera grandezza dell'uomo non sta nell'accumulare beni, ma nello scambio umile di amore, nel dare la vita per gli altri, perché Lui ha donato la vita. Quando sentiamo dentro una voce che ci dice è vero, è proprio così, ha ragione, è l'esperienza dello Spirito che noi facciamo, lo Spirito che ci dà testimonianza della verità. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin da principio. Per poter dare testimonianza di Cristo bisogna davvero essere stati con Lui fin da principio, cioè conoscere davvero chi è Cristo. Allora si può ricevere il suo Spirito e poi si dà testimonianza con la vita della verità della proposta di uomo che Lui ci fa. Poi continua dicendo: ho ancora molte cose da dirvi, ma non siete capaci adesso di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità vi introdurrà a tutta la verità. Cose che non erano in grado ancora di portare il peso, era la proposta del dono totale della vita che Gesù avrebbe fatto ed è la proposta poi che Lui farà con la sua stessa, con il dono della vita che farà sul Calvario. E questo non erano ancora in grado di portarlo, di portare il peso di questa verità. Ma quando verrà, vi introdurrà a questa verità. E ancora dentro di noi, quando noi facciamo questa esperienza, comprendiamo che donando la vita siamo in equilibrio interiore con noi stessi, risponde alla nostra identità di uomini, è lo Spirito che ci dà testimonianza, che ci introduce, ci guida a tutta questa verità. Poi dice, non parlerà da se stesso questo Spirito, ma dirà tutto ciò che ha udito e vi annuncerà le cose future. Lo Spirito non dice nulla di più di quanto Cristo ci ha insegnato, nulla di più della proposta di uomo che Gesù ha fatto. Ci introduce in questa verità, ci annuncia le cose future, non significa che sarà come i maghi o gli indovini che prevedono il futuro, no. Annuncerà le cose future vuol dire dentro di te ti dirà come andrà a finire. Che senso avrà tutta la tua esistenza? Difatti, se noi per esempio cominciamo ad accumulare beni, cerchiamo il piacere ad ogni costo, ci divertiamo, ci diamo allo sballo, lo Spirito ci dice guarda al futuro, la tua vita è distrutta, non avrà senso, non rimane nulla della tua esistenza. Ecco, ci mostra il senso che avrà la nostra vita. Questa è opera dello Spirito. E poi continua Gesù dicendo mi glorificherà. Glorificherà vuol dire ti farà comprendere che anche nella croce Cristo è glorioso, anzi proprio quello è il momento glorioso di Cristo
ti farà capire che anche tu avrai una vita glorificata da Dio e testimonierai la gloria di Dio nella tua vita, se come Lui darai totalmente te stesso. Credo che questo sia il modo migliore per concludere questo tempo del giorno di Pasqua, la gioia di sapere che Cristo non ha portato con sé quella forza, che forza di amore, forza di vita che l'ha portato a donare tutto se stesso, non l'ha portata con sé in paradiso, ma l'ha riversata sulla comunità dei suoi discepoli. Buona Pasqua a tutti.